Vaia nasce da un desiderio di un gruppo di persone di esercitare quella cosa che si chiama la sovranità alimentare, cioè il desiderio di prodursi il cibo che si mangia. La cooperativa è nata nel 2013, abbiamo curiosato un po' nel mondo come funzionavano cose del genere e abbiamo copiato le cose che ci piacevano di più. Abbiamo un rapporto col comune di Bologna che ci ha affittato questo terreno a titolo oneroso, nel senso è un affitto di mercato, non ci ha assolutamente regalato nulla. Abbiamo partecipato a un bando e abbiamo vinto il bando con altri concorrenti, quindi diciamo che la scelta del comune di Bologna è stata quella di affittare un terreno molto più che creare una situazione sociale un po' innovativa come la nostra. Quando abbiamo iniziato l'attività abbiamo avuto prima solo un piccolo pezzo di terreno di 3 ettari e su questo abbiamo cominciato. Quest'anno abbiamo vinto questo bando del Comune di Bologna, quindi abbiamo acquisito una superficie di 47 ettari. E in particolare siamo partiti in alcune persone che avevano già esperienze agricole e abbiamo cercato di inseguire quest'idea qua coinvolgendo molte persone. Adesso siamo già a 270 soci, con l'idea di creare una struttura che fosse molto aperta e molto partecipata. Quindi lasciare tutto trasparente, abbiamo delle strutture sociali assolutamente permeabili e cerchiamo di coinvolgere le persone a collaborare in varie attività che non sono anche solo agricole all'interno della cooperativa. L'idea è proprio di un'economia solidale, quindi un'economia di condivisione, i soci compartecipano addirittura anche dal punto di vista economico in maniera libera, proporzionata rispetto alle loro esigenze. Poi ci sono alcuni soci che per il servizio della cooperativa sono soci lavoratori, ma sono dipendenti della cooperativa. E tutti i soci sono fruitori e solo alcuni sono lavoratori dipendenti della cooperativa. Adesso i soci lavoratori sono 4. L'ordine di grandezza in questo tipo di agricoltura più o meno è un socio ad ettaro. Facciamo 70-80 culture diverse, in piccoli appezzamenti per riuscire ad avere una continuità durante l'anno. La raccolta viene fatta 2 volte alla settimana, i soci che ritirano qua in sede vengono questi 2 giorni e trovano allestito in uno spazio tutte le verdure che sono in distribuzione, vedono da un elenco quali sono i prodotti che possono prelevare e li prendono nei propri sacchetti, quindi senza fare confezionamento, senza fare rifiuti, e se li portano a casa. I soci non si aspettano solo di mangiare del cibo, si aspettano anche di essere parte di un processo e quindi di essere coinvolti nelle scelte, di essere coinvolti nella conoscenza di quello che succede. La cooperativa viaggia su 2 gambe. Uno, l'agricoltura, che è il motivo per cui è uno dei motivi principali. L'altra gamba è la partecipazione. Le 2 gambe devono andare avanti assieme, se no la cooperativa non cammina. Assieme, coprodurre. Quindi dietro c'è questo assieme, che è un diverso modo di ragionare, cioè il mercato è poco assieme, è ognuno per conto suo e vince il migliore.